Quadretti simpaticissimi per la cameretta dei tuoi figli con zero sforzo? Oggi ti faccio vedere come farli. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Oggi un video dedicato alla decorazione della casa semplice. Ho visto su Instagram questi quadretti che mi hanno fatto molto intenerire e ho detto li devo ricreare perché sono facilissimi e a chi mi segue piacerà tantissimo sperimentare questa tecnica con gli acrilici. Vedrete, sarà un modo semplicissimo per disegnare dei gattoni simpaticissimi con cui arredare. Io ho detto nell'intro la cameretta dei bambini, ma anche corridoi, disimpegni, salottini, angoli della cucina, insomma, qualunque spazietto vuoto abbia bisogno di un po' di ironia e di simpatia. Prima di spostarci di là, vi ricordo sempre che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due bambini, i miei libri. Il ricettario dell'arte, il libro in cui ho custodito tutte le mie ricette relative alla creatività, c'è anche la ricetta dei colori acrilici meravigliosi, e il grande libro del colore, il libro in cui invece vi ho raccontato tutto quello che so sul colore e vi ho spiegato anche come crearvi tutte le tonalità dei colori, da partendo dai colori primari, dal bianco e dal nero. In più vi ho spiegato qua dentro anche come usare i colori in maniera consapevole per comunicare il messaggio che avete da dire e come non rimanere vittima dei colori, perché voi non lo sapete, ma molto spesso ne rimaniamo vittime. E allora vi aspetto in libreria con i miei due figlietti, i miei figlietti di carta, e vi aspetto anche su tutti i miei social. TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest, ovunque arte per te, pennello bianco su fondo rosso. E vi aspetto anche alla colonia estiva di Arte per te, il nuovo corso di arte, decorazione e creatività che sta per cominciare dal 18 novembre, ogni martedì dalle 18 alle 19. Scrivimi su Facebook se vuoi informazioni o qui giù in info box trovi il video dedicato dove ti spiego tutto. Basta parlare, adesso andiamo di là e andiamo a creare tanti quadretti bellissimi e gattosissimi. Ed ecco l'occorrente per i nostri quadretti facili. Allora, degli acrilici, io qui ho versato all'interno di queste boccettine un acrilico nero, giallo, rosso, arancio, ho fatto il verde unendo due colori e il blu. Poi usate gli acrilici che più vi interessano e vi piacciono. Acqua, scotch di carta per contornare la carta su cui fare il disegno, pennelli uno piatto e uno tondo e una card. Io ne ho una di un vecchio supermercato che non esiste neanche più da tanti anni e cominciamo subito. Cominciamo con il primo gatto. 1, 2, 3, 4, 5. Sto mettendo l'acrilico con questi dispenser ad ago. Prendo la mia carta. Semplicemente tiro giù. Se vedo che il colore non ha preso bene, ripasso. Ok, faccio il secondo e lo metto qui più in basso. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo la carta, la pulisco bene, soprattutto nella parte inferiore, e la passo. Quindi faccio l'ultimo, il piccolino di casa. 1, 2, 3, 4, 5. Pulisco la carta e tiro giù.
A questo punto, con un pennello, prendo un po' di nero e definisco meglio alcune parti. Quindi io di questo voglio fare, per esempio, le orecchie nere, senza perderci molto tempo, eh. E poi col bianco facciamo gli occhi. Ed ecco, belli e pronti, i nostri gattini. Non sono super deliziosi? Ora rifilo le immagini e vi lascio alle foto. E se ho il tempo vi faccio anche altri prototipi da copiare. Buon divertimento e da oggi, invece di spendere soldi, la carta di credito usatela per disegnare. Ed eccoli qua, tutti i nostri gattoni dalla famiglia Gattoni, che poi ho anche qui abbellito, diciamo così, con qualche tratto di pennarello, ai gattini singoli. Ora, non sono carini? Immaginate la stanza dei ragazzi tutta ghindata con piccoli quadretti deliziosi come questo, oppure divertirsi a fare la caricatura di tutti i nostri amici in formato gatto. Potrebbe essere un'idea, ci penserò, vedremo. E allora dovrei fare un gatto barbuto per fare Gabriele, ci penserò. Bene, divertitevi con questa tecnica facile e veloce, come avete visto in 448 subito tantissimi amici per decorare i nostri interni. Pollice in su e ci vediamo dopo le foto. Ciao. Visto che belli i nostri gatti, con un gesto esce il gatto. Questo è un video carinissimo per trascorrere dei pomeriggi anche con i vostri bambini e ragazzi. È una sorta di magia quando tirate giù la carta e tutto viene materializzato in un battito d'occhi. E allora sperimentate e create i vostri gatti più strani e poi magari postatemeli su Facebook e date loro dei nomi particolari. Ambientateli in situazioni differenti, insomma fate e create le vostre situazioni gattose. Bene, non mi rimane che mandarvi un grande bacio, pregarvi di condividere il video e regalarmi un pollice in su e darvi appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta.